Bentrovati, oggi parliamo di politica. Parliamo di un avvenimento molto importante che sta per, diciamo, arrivare. Parliamo dell'elezione del Presidente della Repubblica. Il settennato di Mattarella, di Sergio Mattarella, è praticamente terminato. E come è noto in questo momento, la maggioranza che si è configurata dalle urne del 2018, cioè quella di centrodestra, che ha raggiunto il 37% della presenza in Parlamento, ma non ha potuto amministrare perché ci voleva il 38%, in pratica. Adesso comincia a pesare, comincia a contare. Perché? Perché il centrodestra per la prima volta da quando è nata la Repubblica Italiana può nominare, eleggere un capo dello Stato moderato, di centrodestra. Certo, Cossiga, Mattarella, sono uomini non di sinistra, Leone, sono uomini della Democrazia Cristiana. Chi vi parla è un democristiano, un popolare democristiano che naturalmente ha idee alternative a quelle di sinistra, ma questo è un fatto risaputo. I democristiani, diciamo la verità, sono tutti confluiti nell'area del centrodestra contro le sinistre, perché la Democrazia Cristiana era un progetto politico anticomunista. Tanto è vero che il PC gli si è opposto per oltre 40 anni. Questo che significa? Significa che quello che si sta verificando è molto significativo. L'area dei moderati, dei centristi, degli anticomunisti è collocata nel centrodestra. Non per questo sono fascisti. A mio avviso, nel centrodestra ci sono i più ferventi antifascisti. Ci sono coloro che ne hanno preso le distanze dal fascismo in maniera netta ed inequivocabile. Il fascismo rimane una brutta pagina della storia dell'Italia. Tuttavia, andrebbe raccontato con più onestà intellettuale e con meno rabbia, visto che sono passati quasi 100 anni. Senza farsi prendere la mano. Personalmente sono un antifascista, ma sono anche un anticomunista, per cui la mia collocazione ideale è nell'alternativa alla sinistra, come la Democrazia Cristiana. Questo è il presupposto con la quale dopo la DC è nato il centrodestra. È evidente che la Democrazia Cristiana era un partito di centro che inglobava però, diciamo, filosofi che avevano, diciamo, idee di centro-sinistra, ma non di sinistra, o di centro-centro, oppure di centrodestra, come Andreotti, per esempio, Forlani.
De Mita invece era della sinistra di base. Personalmente mi rivedevo molto nelle posizioni della sinistra di base, area del confronto di Cirico De Mita. Ma sempre alternativi alla sinistra. Quella sinistra che si è praticamente travestita. Quella sinistra che conserva i suoi canoni comunisti, ma soprattutto di fascio comunista. E in quel modo, senza mai vincere le elezioni in 60 anni, in 70 anni, tranne che in una circostanza, si trova al governo. Mieli è un filosofo che non possiamo definire né di destra, né di centrodestra, né di centro, ma è di sinistra. Mieli sostiene la stessa cosa. Alle elezioni vincono i moderati di centrodestra, poi con imbrogli e sotterfugi di palazzo governa la sinistra. Questo naturalmente innervosisce. Tanto è vero che i populisti del Movimento 5 Stelle, quando sono dovuti entrare in politica, hanno fatto loro, che sono per la maggior parte di Rifondazione Comunista, hanno attaccato il PD e hanno ottenuto un sacco di voti, tranne poi calarsi la maschera e appoggiarsi nella loro naturale collocazione, cioè a sinistra. I vertici però hanno preso per culo la base. È stato uno dei più grandi imbrogli della storia del Movimento 5 Stelle. È stata una truffa. Il Movimento 5 Stelle è una truffa. È un'evidente truffa il Movimento 5 Stelle. E con questa truffa hanno praticamente cercato di sconvolgere ancora una volta l'assetto politico italiano, del panorama, diciamo così, costituzionale italiano. Una vergogna, questo. Perché si può essere di sinistra, si può essere di centro, si può essere di destra, ma non si può essere grillino, con quella violenza, con quella presupponenza, con quell'esaltazione delle fake news. Ce ne hanno dette di cotte, di crude, su di tutti. Hanno buttato fango e veleno su tutti. Ma io dove voglio arrivare? Voglio arrivare all'elezione della Presidenza della Repubblica. Dicevamo che il voto del 2018, che ha visto vincere nelle urne il centrodestra, ma non governando, perché avevano i sondaggi, quando fecero la legge elettorale, misero lo sbarramento al 38% e non al 37%. Andate a vedere. Manco a farlo apposta. Anzi, al 40%. Ci devono essere 77 e 38. E non ha potuto governare. E poi Salvini, con un'azione delinquenziale, devo dire, i voti del centrodestra li mise insieme ai grillini e fece il governo giallo-verde, quella vergogna di governo, più vergogna della faccia di lo stesso Salvini e di Di Maio, con tutti i 5 Stelle, cioè quello si è alleato con il diavolo, ha fatto il patto con il diavolo Salvini, cioè con il Movimento 5 Stelle, che è la vera bruttura della politica italiana. Ora, perché emerge il voto del 2018? Perché nel 2018 il centrodestra ha avuto la maggioranza alla Camera e ha avuto la maggioranza al Senato, ma non li hanno fatto, non li hanno fatti governare. Molti parlamentari sono stati acquistati dal centrodestra. Molti grillini sono passati nel centrodestra. Per me avrebbero fatto bene se fossero andati a casa, sti vigliacchi. Ma una cosa pesa,
Il centrodestra ha in mano 15 regioni e il Presidente della Repubblica viene eletto anche dai presidenti di regione. Per cui questa volta il centrodestra ha una maggioranza conclamata, e può decidere il capo dello Stato per la prima volta. Voglio aprire una parentesi comunque. Una delle cose più cattive che le sinistre possono fare è quella di agitare la presenza del fascismo, che di fatti non esiste più. Dove sono i fascisti? Ma se ci fossero stati i fascisti, mica parlava Letta, mica parlava Di Maio o Grillo, mica parlava Travaglio, mica parlava Scanzi, mica parlava tutta la Sette. La Sette, se ci fosse stato il fascismo, la Sette chiudeva. Il fascismo non esiste, per fortuna. Probabilmente se ci fosse stato il fascismo non avrei parlato manco io. E allora perché agitare il fantasma del fascismo? Facile. Perché le sinistre non hanno più voti. Le sinistre non hanno più consensi. Le sinistre non hanno più idee. Le sinistre non hanno più progetti. Le sinistre hanno una sola cosa, il trucco, l'imbroglio. Ed è per questo motivo che chiamano la gente alle urne, agitando il fascismo. Quello che è successo a Roma, vergognoso, l'assalto alla CGIL, una cosa abominevole, o che si chiama CGIL o che si chiama di un altro nome, perché poi la CGIL, ve li raccomando, ve li raccomando, sono dei provocatori di primo pelo, però hanno subito un fatto gravissimo e va detto. Quella gente lì, che li chiamano neofascisti, ma quasi sono neofascisti, sono dei cretini delinquenti, stupidi. Allora, quella gente lì sono i più grandi alleati delle sinistre, perché danno loro lo spunto per far parlare di fascismo. I neofascisti, ma quale neofascisti? Quelli là, quei quattro farabutti, che poi hanno anche arrestato, giustamente, e che già dovevano stare lontani da quelle manifestazioni. Nel tempo del fascismo non portavano nemmeno la borsa. Quelli li avrebbero messi in un cantone, li avrebbero arrestati già prima i fascisti. Quindi agitare il fantasma del fascismo è solo una chiamata alle armi da parte della sinistra, perché la sinistra, quando poi sente l'antifascismo, si alza e va a votare. Da quest'altro lato non vanno a votare, l'avete visto, la diserzione delle urne. Il problema è proprio questo. Il problema è di carattere tattico. Sono dei vigliacchi, perché mentono sapendo di mentire. Non esiste il fascismo, per fortuna, bocciato dalla storia, in cantina. Esiste però una cosa che dovrebbe scomparire: il comunismo. Quello esiste, ma non lo dico per fare lo stesso errore che fanno per agitare dei fantasmi. Perché si parla di questi delinquenti, diciamo, di estrema destra e non si parla dei delinquenti di sinistra, dei no global, dei centri sociali, di quei drogati tossici, vergognosi, violenti? Perché?
Perché non si prende le distanze da questa gente? Avete mai sentito un intellettuale di sinistra o un partito del PD o i grillini prendere le distanze dai centri sociali? Mai. Perché molti grillini provengono dai centri sociali. Cioè, noi abbiamo un presidente della Camera attuale che viene dall'azione più estrema della sinistra pericolosa. Ma mica si possono prendere lezioni da questa gente. Ma una delle cose più gravi è che questi invadono la televisione, questi salotti televisivi, nei quali sono sempre in maggioranza, anche nei salotti televisivi, targati Berlusconi, targati Mediaset. Cioè la sera, Rete 4, nella fascia più vista, cioè alle 20:30, fa alternare due conduttrici di sinistra. Una è la Palombelli e l'altra è la Veronica, di cui non mi ricordo manco il cognome. La Veronica viene dal Fatto Quotidiano, io lo chiamo falso fango quotidiano, di quel delinquente acclarato e pregiudicato di Travaglio, dove c'è Padellaro, Scanzi, addirittura uno come Gomez, che fa il direttore del sito del Fatto Quotidiano. Cioè non basta il direttore del giornale, il Fatto Quotidiano, hanno il direttore pure del sito, credo dovrebbe essere lo stesso, invece no, dirige il sito, perché devono dare proprio un ruolo a questo Gomez. Ma ne li sentite parlare? Questi sono istigatori di violenza. Ma se ci fosse stato il fascismo da questo lato qua, ma questi qua, ma si andava alla guerra civile con questi qua. Come fanno ad agitare il fascismo? Cioè, un'aggressione alla sede del CGIL vergognosa, sporca, è un fatto fascista. E allora, tutto quello che fanno i centri sociali rossi, sono fascisti anche quelli, non mi pare. E quindi, cioè, sono azioni delinquenziali. Il fascismo è un'altra cosa, non va rispolverato per fare una strumentalizzazione politica, secondo me. Non bisogna cadere in questa trappola. I cattolici, i moderati, la brava gente non può essere deviata dall'azione vergognosa di chi agita il fascismo per propri tornaconti personali. Quindi fascismo, per fortuna, non esiste. E lo ripeto, se ci fosse stato il fascismo, tutta quella melma che agita l'antifascismo, non parlatela. Sa quando gliene fottevano di mazzate? E non solo. Quindi, mica parlava Travaglio, mica parlava la Gruber, la Sera, mica parlava quel filosofo di cui non mi ricordo neanche il nome, che dice solo puttanate alla Sette, mica parlava Scanzi, se ci fosse stato il fascismo, mica parlava Padellaro, mica parlava Palombella, no. Questa gente, mica parlava Mughini, se c'erano i fascisti. Togliamo di me questa cosa. E arriviamo al dunque. Berlusconi è stato assolto da ogni, non c'erano dubbi, da ogni accusa. Anche il rubinetto terzo si è seccato per i comunisti, per i piddini, per i pidioti, per i grillini, perché anche il rubiterra è saltato per non aver commesso il fatto. Tutto per non aver commesso il fatto, per non aver commesso il fatto.
quelli altri li hanno fatti andare in prescrizione perché dovevano dimostrare che non aveva commesso il fatto. Hanno fatto 20 anni di schifo. Hanno fatto 20 anni di schifo. Ora il centrodestra intero sta pensando di risarcire questi 20 anni di accuse ingiuste verso Berlusconi, indicandolo come presidente della Repubblica. Sarebbe un grande risarcimento per l'uomo, sarebbe una grande giustizia per l'Italia, anche per la visione internazionale dell'Italia, perché per meri interessi di bottega non hanno lesinato forze pur di abbattere Berlusconi, non ne hanno lesinato. Ecco perché il centrodestra, se ha pensato a Berlusconi, ha fatto bene e deve tirare dritto verso Berlusconi, perché la elezione di Berlusconi a Presidente della Repubblica davvero ripaga anche chi ha votato per tanti anni Berlusconi e si è sentito chiamare delinquente perché votava Berlusconi. Certo, pensiamo che la Meloni e Salvini tanta intelligenza non ce l'hanno e che sono due personaggi davvero molto dubbi per rappresentare questo centrodestra, soprattutto i moderati, l'ala anticomunista, anti-PD, anti-piliota, anti-banche, anti-scascio italiano, perché il PD è scasciato l'Italia, scusatemi per la parola. Però devono avere l'intelligenza di portare avanti questa idea, quella di Berlusconi capo dello Stato. Sarebbe una chicca importante. L'Italia ne guadagnerebbe anche di prestigio internazionale, come sta facendo con Draghi, perché con Draghi l'Italia ha acquisito finalmente una visione internazionale, mondiale, eccezionale, come d'altra parte aveva fatto con Berlusconi, quando Berlusconi andava in America e prendeva 33 minuti di applauso, quando Berlusconi faceva mettere d'accordo USA e Stati Uniti, USA e Russia, quando Berlusconi trattava in maniera positiva la grande e difficile crisi internazionale, soprattutto con la Libia. È stato un grande personaggio, oltre alle grandissime riforme che ha fatto, nonostante gli attacchi frontali che la sinistra gli ha fatto, senza vergogna, passando sul cadavere delle proprie madri. Ne hanno fatte di tutto e di più. No, non sono io a dover parlare della storia di Berlusconi. Ci vorrebbero trasmissioni, libri, enciclopedie, siti e via dicendo per parlare della storia di Berlusconi, di quello che ha fatto Berlusconi, di quella rivoluzione liberale che lui aveva in mente di fare e che non gli hanno fatto fare, ma che da Presidente della Repubblica potrebbe indirizzare. Certo, sarebbe il Presidente anche del Consiglio Superiore della Magistratura, noi ci rendiamo conto di questo. Quindi ci renderemo conto che fino all'ultimo giorno faranno di tutto per non farlo eleggere. Ancora una volta. Ma è qui che si dovrà vedere la forza dei moderati, dei cattolici, dei centristi, del centrodestra. Quel centrodestra che lui ha creato. Altro che fascisti che non esistono più. Stanno sotto terra nelle merde, sono delle merde i fascisti. Noi siamo orgogliosamente antifascisti. Orgogliosamente antifascisti, ma non per questo dobbiamo essere chiamati fascisti dalla sinistra, che invece con la dittatura fascio comunista, senza vincere le elezioni tranne che nel 96, amministra l'Italia senza vincere le elezioni. Più dittatura e più fascismo di questo cosa c'è?
Parlo da democristiano, da cattolico, da rispettoso delle istituzioni. Purtroppo i media hanno rovinato perché loro, perché questa gentaglia è mentalmente più pronta e in cattiva fede, mentre la bontà dei moderati, la freschezza, l'onestà intellettuale non arriva a pensare a dover usare i social, le televisioni, i radio, i giornali per controbattere quel sistema marcio, quella macchina da guerra dei fangaioli, dei manettari. Sono tutti come di Fondazione Comunista. Guardate, Letta è uno che sembra tutto bello, un centrista, un moderato, quando poi parla dei moderati di centrodestra diventa cattivo, diventa arrogante. Certo, Salvini e Meloni, che oggi occupano uno spazio, non che sono bravi Salvini e Meloni, se la gente che non vuole la sinistra e là chi c'è, Salvini e Meloni, e dà il voto a Salvini e Meloni. Se si chiamavano Pingo Pallino, gli davano il voto a Pingo Pallino. La Meloni è una ignorantella che tipo Di Maio, che si sono imparate le pappardelle a memoria, fanno solo danni. La Meloni è una che ha fatto perdere le elezioni a Roma al centrodestra, invece di indicare Bertolaso ha indicato rispettabilmente l'altro Michetti e ha perso le elezioni. È andato la Roma al centro-sinistra. Potremmo parlarne, potremmo dirne di tutti, o meglio alle sinistre, potremmo dirne di tutto e di più. Comunque, ci avviamo alla conclusione. L'elezione di Berlusconi a Presidente della Repubblica sarebbe un atto dovuto, un atto degno di un paese civile. Sarebbe un'indicazione forte e sarebbe anche un disegno per dire: nelle urne si vincono le elezioni, non abbattendo fisicamente gli avversari, e nelle urne dove la sinistra non vince, ripeto, da 60 anni tranne che in una sola occasione. Nel 1996, quando Bossi non fece l'accordo con Berlusconi e il centrodestra andò diviso. Ma ne vedrete ancora delle belle. Adesso vedrete le sinistre tireranno la volata a Draghi per la Presidenza della Repubblica. E se ci dovessero essere altri candidati di centrodestra, per le sinistre saranno tutti impresentabili. Ogni nome che si farà di centrodestra, le sinistre diranno che sono impresentabili. Un gioco al massacro, purtroppo. C'è troppo comunismo ancora in Italia, altro che fascismo, c'è il comunismo. E perché il comunismo si può professare e non c'è apologia di reato? Noi ringraziamo che ha messo apologia di reato per i fascisti, ma perché non c'è anche per i comunisti? E questo è il dubbio, anche se qual è il dubbio? Cari amici, è una certezza. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, Sergio Vessicchio. Se vi annoiate, non vi iscrivete, cambiate subito. Se vi interessa qualcosa in più, seguiteci, perché noi amiamo dire la nostra, perché siamo in una nazione libera, in una nazione che ha avuto i padri costituenti, che hanno scritto una costituzione per lo più abbastanza buona. C'è la libertà, c'è un articolo 21 straordinario, altro che fascismo. Se c'era il fascismo, altro che clic sul telefonino e vediamo il video. No, fascismo non c'è più, non vi fate ingannare. Quelle sono tattiche, perché non hanno argomenti.
Chi dice che esiste il fascismo non ha argomenti ed è più fascista dei fascisti, quelli che c'erano una volta. Alla prossima.